L'Associazione Anziani e Pensionati di Albino ha organizzato una serie di attività culturali primaverili che continuano proprio in questi giorni. Per parlarne abbiamo con noi la vicepresidente Ines Tomaselli, alla quale chiediamo di indicare gli appuntamenti più significativi. Bene, gli appuntamenti più significativi li abbiamo adesso dal 13 di aprile dal 13 aprile fino a fine maggio, al 25 maggio. La prima che abbiamo è bellissima perché ci faranno ascoltare lo Stabat Mater, che è una musica bellissima che abbiamo anche sentito nei concerti, in chiesa conosciuta, e ci sarà anche il parroco Don Giuseppe che verrà a farci fare due parole su questo Stabat Mater. Poi il 4 maggio abbiamo una gita di mezza giornata a Sovere, nel pomeriggio andiamo a visitare una chiesa bellissima che è in questo paese. Abbiamo poi il giorno 11 maggio uno spaccato sulle terre di Albino, avremo delle diapositive, avremo delle persone che verranno a discutere sul Moroni e sul 500. Il 18 maggio, ecco, passiamo a maggio. Il 18 maggio abbiamo una gita al Parco Sigurtà, molto bella, abbiamo già, siamo quasi al completo. Con un pullman andremo via al mattino, torneremo alla sera, visiteremo questo parco, poi se tempo avanzerà visiteremo anche altri luoghi lì vicino. L'ultima festa è il 25 maggio, l'abbiamo chiamata la festa d'estate per la chiusura della nostra cultura di primavera. Andremo alla Ripa, al convento della Ripa, ci sarà la visita guidata nella chiesa, ci sarà il nostro coro che canterà i canti e anche festeggeremo per l'occasione anche i 150 anni dell'Unità d'Italia, e il nostro coro più il coro della terza università che abbiamo la stessa insegnante, canteremo tutti i canti della Resistenza. Questo è tutto quello che riguarda la primavera, poi saremo anche noi in ferie e ricominceremo a settembre con la settimana dell'anziano, che sarà sempre verso la fine di settembre, da metà a fine settembre. Questo è tutto il programma e poi faremo il programma autunnale sempre di cultura che programmeremo.